Ricoverato all'ospedale. La macchina dell'amato Papa è arrivata direttamente nell'edificio dell'ospedale da un passaggio secondario. Ora ho bisogno di te, insieme andremo lontano, se non mi ascolti te ne pentirai, dai una svolta alla tua vita, per essere aggiornato iscriviti qui sotto e attiva la campanella. Come sempre scortata da alcune auto blu del Vaticano e anche della polizia italiana. Ora il Papa è ricoverato decimo piano, nel reparto di gastroenterologia. Al Policlinico Universitario Gemelli è stato sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi suboclusive ricorrenti. Solo insieme possiamo, per il canale Chiacchiere in TV, ti invito ad andare nella home page e cliccare su community e votare e commentare i nostri sondaggi. Grazie per tutto ciò che deciderai di fare. Cosa ti costa? Se ti è piaciuto il video metti un bel like, ne siamo ghiotti. Parla il cardinale Parolin. Avete visto il comunicato stampa? Io credo che non ci sono da aggiungere altre parole. Lo seguiamo col nostro affetto. O seguiamo con la nostra preghiera, sperando che tutto possa risolversi al più presto e lui ritorni all'esercizio del suo ministero. Non saprei cosa dire perché non ho elementi per dire né in un senso né nell'altro. Mi pareva che il comunicato cercasse di dire le cose in maniera molto tecnica, che forse non è così facile neanche capire, ma di dare gli elementi che permettono di inquadrare il problema. Operazione riuscita, il mondo tira un sospiro di sollievo. Noi di Chiacchiere in TV pregheremo per il nostro amato Papa, fallo anche tu. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo.